Il turismo itinerante, il cosiddetto turismo in plein air, è un turismo in fortissima espansione. E prima del Covid era un turismo che sviluppava circa l'8-10% in più ogni anno di usufruitori di questa forma di turismo. Oggi diciamo in aula ecco, è stata approvata finalmente questa proposta di legge, quindi adesso può andare in sede del Consiglio regionale per la definitiva approvazione e pubblicazione. Cosa vogliamo fare con questa legge? Dare la possibilità ai comuni, quindi su aree pubbliche, la possibilità di dotarsi di un'area attrezzata per ricevere i turisti che viaggiano in camper, in roulotte, ecco, in tutte quelle forme di viaggiare ecco, senza una fissa dimora. È una norma che naturalmente vuole dotare l'intero Abruzzo della possibilità di accogliere questa grande flotta di turisti, che in Italia siamo sulla media di circa 3 milioni e mezzo di turisti, mentre in Europa è ancora, la percentuale di turisti è ancora maggiore. Per cui noi ecco, dobbiamo essere bravi e capaci di saper accogliere tutte queste persone che si muovono. E quindi ecco, queste aree attrezzate, ripeto, sono aree pubbliche, quindi non sono aree private, e far sì che la Regione possa dire che ha 305 comuni pronte ad accogliere i turisti del plein air. È una norma che accoglie per la prima volta l'area che diventa come primo punto di un'eventuale protezione civile per gravi eventi calamitosi. Quindi diciamo che unisce sia l'aspetto turistico dell'accoglienza anche l'aspetto della sicurezza per i cittadini. E noi daremo un contributo di circa 15.000 euro per ogni area attrezzata. Mi auguro che tanti comuni abruzzesi vogliano approfittare di questa norma per poter realizzare un punto di accoglienza per i tanti turisti che amano questa forma di conoscenza dei territori.